siamo giunti al dunque, il momento della verità. Sono molto soddisfatto del lavoro fatto, dalla verniciatura al ripristino dei cromi, le gomme, le plastiche, i legni e soprattutto il motore rimesso a nuovo, un gioiello. Ora è il momento della verità, ogni pezzo verrà riassemblato e tornerà sulla vettura come uscita di fabbrica. Inizia la fase del montaggio. Nel montaggio calzeremo il parabrezza con la sua cornice sulla scocca, monteremo le porte, tutto l'interno come cockpit verrà riassemblato dai pannelli porta, il cruscotto con gli strumenti, l'elettronica, i sedili, passeremo alla parte dei gruppi ottici con fanali e proiettori e poi il momento cruciale dell'inserimento del nuovo propulsore rimesso a nuovo nel vano motore. Eccoci finalmente con l'abitacolo completo e restaurato. I pezzi forti sono stati la ricostruzione della plancia, abbiamo recuperato tutti i legni per avere la giusta colorazione e il livello di lucentezza. Finalmente con il volante originale, il pomello del cambio coerente in bachelite, l'incastonamento perfetto del nuovo motore, 1600 bialbero, tutto nuovo, tutto sabbiato, coperchi, punterie e basamento. Il filtro dell'aria che contiene i due carburatori doppio corpo, i fasci, i cavi e i tubi della benzina completamente ricostruiti. Insomma, uno spettacolo, una meraviglia. Dopo 4 settimane di duro lavoro, la 124 Spider torna perfettamente restaurata e pronta per essere spedita al Salone di Ginevra, dove in occasione del lancio della nuova 124 Spider, antica e nuova bellezza avranno modo di rincontrarsi.